Gioie infinite? Beh, gioie infinite di non avere certezza sulle pene, sul fatto di essere aggrediti in casa, picchiati e magari trovarsi indagati per avere reagito, aggiungo, legittimamente. Nella copertina che vi abbiamo proposto, realizzata da Davide Mucillo col contributo di Christian Uldedai, vi abbiamo mostrato soltanto alcune immagini di scene che sono andate a buon fine per i deboli, ma talvolta sono proprio i deboli a essere sopraffatti dai cosiddetti criminali, spesso da quattro soldi, che si ergono paladini della giustizia, stappano le bottiglie e alzano i calici al cielo. Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie ancora una volta per aver scelto la nostra emittente televisiva. Poi avremo un servizio dedicato proprio a tema sul fatto che è successo ieri sera ad Aviano, dove un richiedente asilo, alias clandestino, alias profugo, aggredisce, anzi entra nell'abitazione di un militare. Lui non sa ad Aviano che proprio quella casa è abitata da un militare di distanza alla base americana di Aviano. Cerca di rubare un qualcosa, viene sorpreso, picchiato e si trova all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono serie, ci parlerà poi in un servizio il nostro direttore Gigi Di Meo. Guardiamo la domanda che dal momento ha avuto un grandissimo successo, la riproponiamo anche in questa edizione. Suicidio assistito, dare la possibilità di decidere se vivere o morire, sei d'accordo? SMS, Twitter, email, potete guardarci come sempre anche in streaming, basta avere una connessione a banda larga, www.telepordenone.tv e sarete sempre con noi 24 ore su 24. Apriamo il nostro telegiornale, lo apriamo con il maltempo, abbondante nevicata sulle montagne friulane. Il servizio lo realizza dalla nostra redazione di Udine, Omar Costantini. Un vero toccasana la nevicata che da ieri sera fino all'alba ha interessato l'arco alpino friulano per il turismo legato al Circo Bianco, in particolare nella Val Canale, una decina di centimetri a fondo valle, ma ben più abbondante in quota sui monti Lussari e Florianca, nel polo turistico di Sella Nevea. Non ci sono stati problemi per la viabilità stradale, neppure sulla A23 e sulle statali 13 verso l'ex valico internazionale di Coccao e la statale 54, secondo tronco, che collega la Slovenia con i passi del Predil e di Fusine. Una valanga colpisce uno sci alpinista sloveno sul Monte Canin, è stato vivo per lui, solo traumi. Alla fine, il servizio ancora dalla nostra redazione di Udine. Uno sci alpinista di nazionalità slovena è stato travolto questa mattina da una valanga che si è staccata sul Monte Canin a Sella Nevea. Secondo le primissime informazioni, lo straniero è stato estratto vivo dalla massa di neve che lo ha sommerso. L'escursionista avrebbe riportato ferita una gamba. Sul posto il soccorso alpino della Guardia di Finanza e l'elicottero del 118 giunto da Udine. La valanga si è staccata a una quota di circa 1600 metri, in una zona al di fuori delle piste battute nei pressi del luogo denominato Pic Maiot, corrispondente a circa metà delle piste di Sella Nevea. Nello stesso comprensorio, il 4 febbraio scorso, si era staccata una valanga che aveva travolto due sci alpinisti, il più grave dei quali, Michele Fedele, 41 anni, era morto due giorni dopo all'ospedale di Udine. Ieri la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia aveva aumentato sul Monte Canin la previsione di pericolo valanghe a forte grado 4 su scala 5. Allora andiamo a vedere le previsioni meteo per i prossimi giorni. Dovremmo avere in collegamento telefonico Marcellino Salvadore dell'Osmer ARPA del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovato Marcellino. Buonasera, per quanto riguarda il tempo di domani avremo variabilità, nulla di particolare, c'è un fronte che passa a nord delle Alpi, in parte porta un po' di umidità nei bassi strati anche su di noi, però tutto sommato non succede molto, variabilità, forse qualche nube in più verso le prealpi, un po' più soleggiato verso la costa. Temperature minime intorno ai 2 gradi in pianura, intorno ai 6-7 sulla costa, massimo sui 12 gradi circa. In montagna ovviamente di notte temperature che saranno in genere sotto zero, mentre di giorno lo zero termico si porterà verso i 2000 metri, quindi piuttosto alta la temperatura di giorno in alta quota, e chi volesse andare in montagna guardi il bollettino valanghe emesso dalla regione. Per la giornata di venerdì cielo in prevalenza nuvoloso coperto, si annuncia poi un ulteriore peggioramento per sabato che vedrà delle piogge, piogge moderate, più probabili nella seconda parte della giornata,
più intense poi sulla fascia prealpina, dove nevicherà oltre 1300-1400 metri circa, mentre sulle Alpi la neve sarà intorno ai 1000 metri circa. Vi auguro buonasera. Grazie quindi a Marcellino Salvadori, il nostro tecnico del Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia. Poi arrivano queste notizie che ti fanno sorridere, per modo di dire. L'incredibile avventura di una quarantenne padovana gira 23 ospedali del Triveneto per partorire, ma sono tutti obiettori di coscienza. Alessio Conforti. Quando ha scoperto di essere incinta era già in 2 mesi e la decisione di abortire dopo tutti i colloqui fatti anche con uno psicologo era diventata una corsa contro il tempo. Ma per una donna di Padova, 40 anni, libera professionista, l'applicazione della legge numero 194 si è rivelata più difficile che mai. Per arrivare al dunque ha dovuto rivolgersi a ben 23 ospedali tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. A raccontare la sua storia è stato il Gazzettino, a cui la donna ha confidato le mille peripezie e soprattutto l'altissimo numero di medici obiettori, la cui percentuale in Veneto sarebbe del 77%. Il tutto inizia a dicembre. La mia è stata una scelta compiuta a malincuore, ha confessato la signora, ma per attuarla ho dovuto contattare altri 22 ospedali dopo Padova e alla fine di questo girovagare sono tornata al punto di partenza. Si è rivolta a Campo San Piero, ma qui l'hanno dirottata verso Cittadella, dove operano 2 medici non obiettori, ma da Cittadella è arrivato un altro rifiuto. In precedenza era arrivata persino a Trieste, ma anche a Trento e Bolzano, per non parlare di Porto Gruaro. Mi hanno detto che per competenza loro non potevano, allora ho chiesto agli ospedali di Piove, di Sacco e di Este. Ormai eravamo a ridosso delle festività di Natale e la cosa non aiutava. Alla fine la quarantenne è riuscita ad abortire a Padova grazie all'aiuto della CGIL. L'applicazione del diritto è arrivata, ma per la signora l'odissea sarà un qualcosa che non scorderà facilmente. Ovviamente era abortire e non partorire, ci scusiamo per l'errore che capita come sempre a chi lavora. Cordenons picchia la fidanzata minorenne incinta al bar, il servizio. Ha picchiato la fidanzata minorenne incinta al bar Pascià di Cordenons. Prima è intervenuto il barista, poi un agente in borghese e infine la polizia di Stato della questura di Pordenone. I fatti sono accaduti nella serata di ieri. Il giovane, un 19enne, ha sferrato un pugno in pancia alla ragazzina, 16 anni, in dolce attesa da 5 mesi. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118. All'origine delle percosse, secondo i primi accertamenti, una scenata di gelosia del fidanzato. La posizione del 19enne è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Ecco, vi do qualche notizia in più che ci è arrivata proprio adesso. Si tratta di un 20enne, non di un 19enne, S le sue iniziali, di Gardone Riviera, siamo in provincia di Brescia, che si è reso responsabile di violenza e minaccia pubblico ufficiale, rifiuto di indicare le proprie generalità. In particolare verso le 23.30 di ieri, personale della Polizia di Stato è intervenuta a Cordenons proprio al bar Pascià, in seguito proprio alla violenza scaturita per motivi di gelosia tra una giovane coppia di ragazze. Quindi è proprio confermata la versione che abbiamo dato, il ragazzo che ha picchiato la fidanzata. Adesso ovviamente il personale operante ha accompagnato il ragazzo negli uffici della questura, dove è stato identificato e denunciato in stato di libertà per violazione degli articoli 336, 337 e 651 del codice penale. Giovanni Del Bene, il nostro medico forense, buonasera. Bentrovati. Per chi lavora in sanità, lavorare in sicurezza per chi lavora e anche per gli assistiti è uno degli obblighi che si cerca sempre di mettere in atto. Ad ogni modo, lavorare in sanità negli ospedali, per capirci, è un'attività pericolosa, perché si taglia, si danno farmaci, si fa l'operazione chirurgica, eccetera. Questo può determinare dei danni alle persone ed è evidente che se si producono dei danni, bisogna poi riparare i torti che si fanno quando questi danni sono ingiusti. Adesso vediamo un'immagine che proprio nel ricordare i diritti dei cittadini malati, al 14° posto, ma solo per questioni di numero, non per importanza, c'è quello, il diritto alla riparazione di torti. Evidentemente prima c'è anche il diritto alla sicurezza. E su questo aspetto del riparazione dei torti, tanto per capirci, di rimborsare, risarcire
quelli che hanno avuto danni, ma anche di verificare gli aspetti del codice penale degli operatori che intervengono nell'attività sanitaria, cioè si possono fare lesioni personali colpose o anche qualcosa di più. Ora, questo è stato un argomento molto discusso, lo è ancora, ma forse la legge che è stata approvata ieri, e grazie per l'immagine che la regia mostra, dovrebbe portare un po' di luce. Intanto è stata approvata solo a maggioranza di 2/3, non di più. Questo lascia presagire che non sarà poi un'interpretazione completamente semplice e uniforme. Però quello che di nuovo porta questa legge è quello che, prima di fare le cause, si deve provare un tentativo di conciliazione, cioè un rappresentante dell'ospedale, un rappresentante del paziente che ritiene di essere stato danneggiato e un terzo che valuta quello che è accaduto ed eventualmente, se serve, trovare una conciliazione. Qual è però poi il problema che ci troviamo di fronte? Che, come sempre, le leggi vanno interpretate. Questa è una legge che è complessa, che non è proprio di univoca interpretazione, e speriamo che, anche con l'aiuto eventualmente della giurisprudenza, si trovino delle interpretazioni semplici a tutela delle due importanti realtà, quella degli operatori e quella dei malati che vengono assistiti. Ci impegniamo per applicarlo nel rispetto dei diritti di tutti. Grazie come sempre a Giovanni Del Beni, il nostro medico forense. Un incidente che ha coinvolto un camion ed un furgone si è verificato questo pomeriggio attorno alle 17 in autostrada A4 tra i caselli di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il sinistro è avvenuto al chilometro 441, sul posto il SUEM 118, che ha preso in carico un ferito in gravi condizioni. Al lavoro anche i tecnici di Autovie Venete e la polizia stradale per i rilievi di legge. Si segnalano code in direzione Trieste. Nel tratto in questione alle 17.30 circa erano addirittura 3 i chilometri di coda. Abbiamo sicuramente Alessio Conforti che poi ci aggiornerà sulla situazione in tempo reale. Cade in acqua e rischia di morire annegato, tempestivo salvataggio nella notte a Venezia. Il servizio. Se non fosse stato per il passaggio casuale ma tempestivo di un vigile del fuoco, tale Marcello Benedetti, sarebbe potuto andare molto peggio. Un uomo di nazionalità bengalese è stato tratto in salvo nella notte a Venezia tra l'Arsenale e Fondamenta 9. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 2.15 del mattino il bengalese pare fosse seduto sulla riva quando improvvisamente sarebbe caduto in acqua. Il suo salvatore, che poco prima era di passaggio con un gruppo di ragazzi di ritorno dal carnevale, sente il tonfo e capisce subito tutto al volo. Facendosi tenere le gambe dal figlio, ha provveduto a tirar fuori dall'acqua lo straniero, che nel frattempo aveva tentato di mettersi in salvo inutilmente. Dopo aver svolto le tecniche di rianimazione in attesa dei medici del SUEM 118, il vigile del fuoco ha salvato la vita al bengalese. Lo stesso è stato poi trasferito per accertamenti all'ospedale civile di Venezia. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri. Un ciclista è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi da un'autovettura. L'incidente si è verificato in via Patriarcato tra l'ospedale civile di San Vito al Tagliamento e l'autostazione locale. L'urto è stato violento, ma per il ferito ci sarebbero state conseguenze non gravi. Medicato da personale medico del 118, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale del posto. I rilievi sono della Polstrada di Pordenone. Ci segnalano proprio un incidente che si è verificato pochi minuti fa tra tre auto all'altezza della rotonda Moro a Fiume Veneto. Non sappiamo ancora nulla, ma chiedo ai colleghi Omar Costantini e Alessio Conforti magari di verificare con le 118 Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per sapere un po' di più e poi aggiornare i nostri telespettatori. Sacile è ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza ad un militare americano della base di Aviano. Il servizio. I carabinieri della stazione di Sacile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un cittadino americano e militare di stanza alla base di Aviano. Lo scorso 18 febbraio all'1.40 di notte a Sacile, in viale Matteotti lungo la Pontebana, l'uomo non si era fermato all'AD dei carabinieri che stavano effettuando un posto di blocco ed è fuggito. Alle 3.10 lo stesso equipaggio dell'arma è intervenuto a Sacile in via Salvo d'Acquisto, dove era stata segnalata l'uscita di strada di un'auto il cui conducente aveva finito la propria corsa schiantandosi dopo aver divelto la recinzione su un terreno
terrapieno. I carabinieri hanno accertato che l'auto era la stessa che in precedenza non aveva ottemperato all'ALT e che alla guida, apparentemente ferito, si trovava una persona in evidente stato di ebbrezza alcolica. Medicato e dimesso con prognosi di un giorno per intossicazione acuta da alcol, il militare americano è risultato avere un tasso alcolemico di 2,52 grammi per litro di sangue, pari a oltre 5 volte il limite consentito. Di qui la denuncia, la contravvenzione e la segnalazione al prefetto per non essersi fermato all'ALT. Incidente tra mezzi pesanti questa mattina in autostrada, forti ripercussioni anche verso Padova, il servizio. Ha causato ripercussioni anche in A13 Bologna-Padova il sinistro verificatosi questa mattina nel tratto bolognese della A14 con il coinvolgimento di tre mezzi pesanti, uno dei quali finito anche di traverso sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto al chilometro 12+600 in direzione della 1. Le code verso il capoluogo euganeo hanno raggiunto i 7 km con rallentamenti tra Altedo e il bivio con la A14. Poco prima delle 8 del mattino Autostrade per l'Italia ha chiuso il tratto in direzione nord tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e il bivio con il raccordo di Casalecchio. 10 i chilometri di coda che si sono formati tra Castel San Pietro Terme e il bivio della A14. Attorno alle 10 Autostrade per l'Italia ha comunicato la riapertura sulla A14 in direzione nord del tratto tra il bivio con la A13 e il bivio con il raccordo di Casalecchio. La situazione è tornata alla normalità solo a mattinata inoltrata. Lo schianto ha originato un tamponamento a catena tra sei mezzi pesanti e alcune auto, provocando un ferito soccorso dal SUEM 118 e non in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Operazione antimafia Udine su due Rom da parte dei carabinieri. Omar Costantini. I militari del nucleo investigativo dei carabinieri di Udine ha eseguito un sequestro di beni nei confronti di due soggetti di etnia Rom ritenuti di spiccata ed attuale pericolosità sociale. In particolare le indagini nei loro confronti, coordinate dal procuratore aggiunto Raffaele Tito e dirette dai sostituti procuratori Elisa Caligaris e Andrea Gondolo, hanno fatto emergere un curriculum criminale di assoluto spessore, costituito da una sistematica conduzione nel tempo di attività di truffa e furti, per i quali alcuni dei conseguenti processi erano anche culminati con condanne definitive. Le indagini hanno permesso di rilevare che i destinatari delle misure palesavano un elevato tenore e stile di vita e grazie ai proventi di tali attività hanno accumulato via via un cospicuo patrimonio mobiliare. Il solido quadro investigativo delineato dai carabinieri è stato ritenuto idoneo a supportare l'emissione di una misura ablatoria di patrimoni illecitamente accumulati. In particolare tra i beni sequestrati figuravano due camper e due autovetture per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Va rimarcato che si tratta della seconda applicazione della normativa antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniali adottati dal Tribunale di Udine. Tenta per due volte di rapinare i passanti, ma alla fine viene arrestato. È accaduto nella tarda serata di ieri a Mestre, il servizio di Alessio Conforti. Un marocchino di 23 anni con precedenti di polizia alle spalle è stato arrestato nella tarda serata di ieri a Mestre dalla Polizia di Stato. Il giovane per ben due volte aveva tentato di rapinare alcuni passanti armato di coltello, ma entrambi i casi non sono andati a buon fine. Il primo episodio è avvenuto vicino alla fermata dell'autobus di Via Colombo, dove una donna si è trovata di fronte il nordafricano lanciando subito l'allarme. Erano le 22 e il marocchino è quindi fuggito verso piazza 27 ottobre, dove assale due giovani 19enni, per fortuna senza riuscire a derubarli. La polizia, giunta subito sul posto, ha identificato il soggetto grazie alla descrizione e ha provveduto subito a condurlo dietro alle sbarre presso il carcere veneziano. A decidere ora delle sue sorti sarà il giudice. Ve lo anticipavo proprio nella copertina di primo, un richiedente asilo pakistano entra in un'abitazione ad Aviano per rubare, ma ha la sfortuna di trovare il proprietario Ailui Unaviere, uno stangone, diciamo così, della base americana di Aviano, che lo riempie di legnate. Il servizio lo firma il nostro direttore Gigi Di Meo. Sulla carta richiedente asilo, di fatto delinquente.
anche se sino a ieri in Italia non aveva commesso reati, se non quello non punito, come sempre accade, di essere solamente un clandestino che cerca di rimanerci con lo status di rifugiato politico, magari per delinquere. Ieri sera però ha capito che non tutti sono dei fessi. Il più delle volte è perché taluna magistratura li condanna, ma ci sono persone che non accettano che i non invitati entrino nelle loro abitazioni per ovvistare nei cassetti e scappare con quanto trovato. E così il povero profugo pakistano, 30 anni, ospite a spese di noi italioti al Tower Hotel di via Garibaldi ad Aviano, ha aperto il cancello di un'abitazione, sempre nel centro peremontano, ha salito i gradini, ha trovato la porta d'ingresso aperta della casa e come nulla fosse si è introdotto all'interno. Per sua sfortuna all'interno vi era l'aviere americano che, notando la persona intenta a fugare tra le sue cose, non ci ha pensato due volte e giustamente ha fatto capire che non bisogna entrare nelle proprietà altrui senza essere invitati. Con maniere decisamente appropriate, l'aviere ha fatto capire al pakistano che non deve reagire se il proprietario difende la sua proprietà. Dopo averlo messo KO, il cittadino americano con la divisa di aviere ha chiamato lui stesso la sala operativa del 112 e sul posto si sono portati i carabinieri di SACIRE assieme alla stessa Police USA. Alla fine il pakistano è stato ricoverato all'ospedale di Pordenone con trauma cranico. Cadendo a terra ha battuto la testa. Il trentenne è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato. Il pubblico ministero Umberto Vallarin ha autorizzato l'arresto e l'immediata scarcerazione. Questa volta comunque, invece di ritornare libero di compiere magari altri furti, si è ritrovato all'ospedale con la zucca rotta. Ora rischia di essere messo fuori dall'albergo che lo ospita, in quanto, avendo commesso un reato, al 90%, giustamente, perderà lo status di richiedente asilo. E allora ci poniamo alcune domande. L'aviere sarà incriminato per aver legnato, giustamente, una persona entrata nella sua proprietà senza essere invitata? Dubitiamo fortemente che questo avvenga. Proprio perché è un militare americano. Se al posto dell'aviere americano ci fosse stato invece un cittadino italiano, avrebbe rischiato magari l'incriminazione per eccesso di legittima difesa? Purtroppo sì, visti i precedenti accaduti. Terza ed ultima domanda, la più importante, la rivolgiamo direttamente al signor prefetto. Se il pakistano sarà messo alla porta perdendo lo status di richiedente asilo, rimarrà in zona, magari trovando spazio al Bronx, commiserato dai soliti buonisti da salotto, o verrà rispedito al suo paese immediatamente, come la maggioranza assoluta delle persone si augura? Prefetto di Pordenone Maria Rosaria Lagana, se c'è batta un colpo ovviamente rispondendo alle interrogazioni, poi alle domande poste al nostro direttore Gigi Di Meo. Pianifica la fuga a Londra ma è in regime di divieto di mora. Indiano responsabile dell'aggressione avvenuta ad Azzano Decimo, arrestato all'aeroporto di Treviso. Il servizio. Aveva pianificato la fuga a Londra, ma non aveva fatto i conti con i carabinieri che lo tenevano d'occhio da tempo. Una volta giunto all'aeroporto di Treviso, un 47enne cittadino indiano è stato arrestato dai militari dell'arma di Azzano Decimo e Pordenone. L'uomo, domiciliato a Gorgo al Monticano, era stato uno dei protagonisti dell'aggressione violenta, sfociata poi nel sequestro di persona ai danni di un connazionale. Il fatto era avvenuto lo scorso anno ad Azzano Decimo. Conclusa l'indagine, il 47enne era stata applicata la misura di divieto e obbligo di mora. Non avrebbe dunque potuto lasciare il territorio nazionale. Quando è arrivato all'aeroporto di Treviso, ad attenderlo c'erano i militari dell'arma che lo hanno arrestato. L'uomo si trova ora in regime di arresti domiciliari. E a meno di sorprese sarà una cooperativa di Potenza, la Senis Hospes, che già opera nei CAR di Foggia, in quello di Mineo, quest'ultimo più volte balzato agli onori delle cronache nazionali per episodi negativi e per il numeroso a gestire l'hub per richiedenti asilo nell'ex caserma Monti a Pordenone. Ne abbiamo parlato col vice sindaco della città del Noncello, Eligio Grizzo.
le sei cooperative che hanno partecipato erano eque, nel senso che ognuno doveva presentare un proprio programma. Ho parlato con Antonaglia, che è il direttore della Croce Rossa, proprio perché con lui stavamo facendo dei programmi con la Croce Rossa lì presso il centro dell'ex caserma Monti. Ora cosa accade? Che non siamo capaci di far ricadere i nostri soldi sul nostro territorio. Pensate che il grande problema è proprio questo. Hanno presentato un programma, mi diceva il colonnello Antonaglia, che è molto attento e soprattutto particolare. Io voglio capire cosa c'è di particolare nel gestire 60-70 persone, quelle che saranno ospitate in un hub come questo nostro della Commina, che ricevono esclusivamente vitto e alloggio. È chiaro che c'è un business. E questo business poteva ricadere sul territorio non facendo vincere la Croce Rossa, ma qualsiasi altra cooperativa del territorio. Perché se noi lasciamo perdere queste cose che sono soldi nostri e non ricadono qui sul nostro territorio, abbiamo perso la battaglia dell'immigrazione e anche i nostri soldi. Ma questa, diciamo, società è stata al centro anche di situazioni proprio non edificanti, e mi riferisco al CARE di Mineo. Credo che queste cooperative che lavorano sull'intero territorio e che vivono con i programmi dell'immigrazione non abbiano dato grandi risultati, perché quello che stiamo vedendo in giro per l'Italia è il disastro più completo. Il disastro più completo della gestione degli immigrati è il disastro più completo che il territorio non capisce bene perché questi immigrati debbano stare qui e come vengono trattati, perché vi assicuro, noi stiamo illudendo tutti gli immigrati. Li illudiamo con delle cose che non riusciremo mai a dare a loro: un lavoro, una casa, un servizio, quello che si aspettavano. Secondo me bisogna cominciare a riorganizzare, anche attraverso queste grandi cooperative che governano il mondo dell'immigrazione, nei rientri pian piano nel loro territorio. Farà ricorso alla Croce Rossa? Mi ha detto che sta valutando questo, una possibilità di ricorso. Valuterà esattamente qual è la vincita, però i dettagli, sai, quando una cooperativa si presenta con 3-4 avvocati, credo che ci sia poco da ricorrere. Ed è caos nella polizia locale ed è l'UTI del Friuli Centrale. Sciopero previsto per domenica 5 maggio. Il servizio. La polizia locale dell'UTI Friuli Centrale, che comprende i comuni di Udine, Tavagnaco, Campoformido, Pozzuolo, Pradamano e Tricesimo, hanno convocato per le 16.30 di domenica 5 marzo un'assemblea per protestare contro la riduzione di stipendio legata all'applicazione di un contratto unico, uniformando i trattamenti precedenti dei 6 comuni. La gran parte dei vigili urbani ha perso, con lo stipendio di febbraio, l'indennità cosiddetta di specifica responsabilità, legata al porto della pistola, circa 100 euro lordi al mese e altri 170 per l'indennità di turno. L'agitazione della polizia locale è stata indetta dal sindacato autonomo Sappol Cisal. Ha indetto una prima assemblea per venerdì prossimo alle 11.30 nella loggia del Lionello. È stato anche chiesto un incontro con il prefetto, che potrebbe precettare per domenica in occasione del match tra Udinese e Juventus allo stadio Friuli. Vediamo un aggiornamento, perché il nostro collega Omar Costantini si è informato. Semplice tamponamento, ve l'avevamo detto prima, all'altezza della rotonda Moro nei pressi di Fiume Veneto. Siamo in direzione Pordenone, c'è stato un semplice tamponamento con 3 auto coinvolte. Ci sono formati lungo il tratto di strada solo dei rallentamenti. E rimaniamo a Udine con Olivo Comelli e Omar Costantini. Ci ha raggiunto in studio il segretario regionale del SAP. Premessa: una volta c'era la cartolina della Lotteria Italia dove si poteva vincere qualcosa, invece adesso la polizia è costretta a fare la propria cartolina per evitare che qualcosa invece venga disgregato dal territorio. Sì, ieri siamo scesi in piazza Tolmezzo a far firmare questa cartolina che vedete. E la risposta della comunità carnica è stata eccezionale. Oltre la più rosea aspettative, perché avevamo stampato 1000 cartoline, in 2 ore e mezzo sono andate a ruba. E questo una volta di più significa che per la brava gente di questo paese la sicurezza è la prima preoccupazione. E soprattutto è un messaggio chiaro e trasparente verso il palazzo per dire: attenzione signori, va bene tutto, però pasin,
attenzione e soprattutto stinca il mus. Certamente, se me lo permette, i cittadini di Tolmezzo della Carnia sono incazzati perché dopo lo scippo del tribunale, delle caserme, adesso vogliono togliere anche questo servizio che è essenziale in un paese democratico. Noi da tempo che lo diciamo, è da tempo che stiamo denunciando quello che sta succedendo, i tagli lineari, noi ci ascoltano poco, speriamo che ascoltino i cittadini. Insomma, per concludere, Comelli, ci sarà un altro sit-in a breve oppure attendete, come si dice, come il cinese, l'arrivo del cadavere? No, noi continuiamo sul pezzo, siccome la risposta è stata eccezionale e ci stanno chiedendo ancora di firmare i cittadini questa cartolina, organizzeremo altre date che poi comunicheremo, insomma, ai media. Benissimo, grazie a Olivo Comelli per l'intervento, la linea torna a Pordenone. Inquinamento da PFAS, parte oggi la campagna di analisi e monitoraggio voluta dalla Regione in 21 comuni dell'area contaminata. Il servizio parte oggi e durerà sino a fine ottobre la campagna di analisi e monitoraggio che la Giunta regionale del Veneto ha affidato ad ARPAV sui pozzi privati utilizzati per l'agricoltura e gli allevamenti nei 21 comuni dell'area contaminata dalle sostanze perfluoroalchiliche. La Giunta regionale ha stanziato 40.000 euro affinché ARPAV effettui 1.000 campionamenti nelle acque sotterranee del Basso Veronese, del Vicentino e della Bassa Padovana, al fine di accertare le concentrazioni dei PFAS a catena corta e lunga, così come già effettuato nella rete idrica degli acquedotti ad uso civico. Con questa indagine sarà possibile completare in modo organico e scientifico il quadro dell'inquinamento da PFAS nell'area individuata, dicono dalla Regione, affiancando alle analisi sulle acque superficiali già in essere e ai controlli biologici avviati sugli abitanti, anche i dati sulla presenza di queste sostanze nelle acque di falda attinte dagli utenti individuali attraverso i pozzi privati e utilizzate per animali e colture agricole. Tragico incidente di Anzù, indagato l'amico del giovane Sebastiano Bortolin al volante della Citroen coinvolta nel sinistro mortale. Ancora il servizio di Alessio Conforti. Il 19enne che venerdì sera era al volante della Citroen C3 nel sinistro che ad Anzù ha visto la morte del 18enne Sebastiano Bortolin è stato iscritto sul registro degli indagati quale atto dovuto. Il giovane è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Feltre in prognosi riservata. Le sue condizioni sono fortunatamente in leggera ripresa. Le indagini sul sinistro sono condotte dalla Polizia Locale di Feltre, coordinata dal sostituto procuratore Paolo Sartorello. Al momento il quadro non ha ravvisato nessun profilo di responsabilità a carico del camionista del TIR su cui è andata a sbattere la C3, dove all'interno vi era Sebastiano assieme al conducente. Entrambi stavano rincasando verso Valdobbiadene quando, in corrispondenza di una curva, sono finiti contro l'auto articolato. Sulla Feltrina, all'altezza del cavalcavia in territorio bellunese, si sono scontrati frontalmente con un auto articolato di un'azienda di Trento guidato da un autista romeno che ha tentato di evitare lo scontro con una manovra decisa verso destra. Il mezzo pesante ha sfondato al guardrail ed è finito nella scarpata alcuni metri più in basso. L'autista ha riportato solo qualche botta, mentre sono apparse subito serissime le condizioni dei due giovani, uno dei quali purtroppo non ce l'ha fatta. Margherita Cusin, lei è del Codacons del Friuli Venezia Giulia, ben ritrovata. Parliamo di responsabilità medica in caso di lesioni o di morte? Sì, allora il 28 febbraio scorso è stata approvata in via definitiva in Parlamento una nuova norma che sarà a breve pubblicata in Gazzetta Ufficiale, una norma attesa da anni dal personale medico e è una norma che ha indicato delle disposizioni importanti in materia di responsabilità professionale medica. E in particolare dal punto di vista della responsabilità penale è stato introdotto l'articolo 590
40 sexies del codice penale, che prevede appunto la responsabilità del professionista medico in caso di lesioni o morte del paziente. In particolare si specifica che non sarà punibile il medico il quale abbia rispettato le cosiddette linee guida previste per quella determinata operazione, per quel determinato frangente, o comunque che abbia rispettato tutti appunto i parametri previsti nel settore. In particolare dal punto di vista della responsabilità civile invece si stabilisce come era tuttora la responsabilità di tipo contrattuale della struttura sanitaria, sia pubblica che privata, mentre, questa è la novità importante, si prescrive la responsabilità di tipo extracontrattuale, quindi ex articolo 2043 del Codice Civile, per il responsabile medico. Quindi se uno deve procedere con un'azione di risarcimento danni nei confronti del medico, attenzione, perché la prescrizione è ridotta da 10 a 5 anni e l'onere della prova di dimostrazione della colpa del medico va sul paziente. Altre novità importanti sono l'obbligo da parte della struttura di consegnare entro 7 giorni dalla richiesta al paziente la documentazione clinica, preferibilmente in via appunto digitale, e l'obbligo da parte della struttura di pubblicare sul sito i dati relativi alla propria polizza assicurativa e quelli relativi ai risarcimenti effettuati a favore dei danneggiati nell'ultimo quinquennio. Avvocato, insomma, ci voleva un po' di chiarezza. Sì, sì, era da anni che era attesa questa norma, sì. Bene, sicuramente torneremo anche in tema. Grazie intanto a Margherita Cusin del Coda Constel Friuli Venezia Giulia. Disabili e giovani senza famiglie, dalla Regione del Veneto in arrivo 7 milioni di euro. Il Veneto si attrezza per attuare il cosiddetto Dopo di noi, il primo provvedimento legislativo che riconosce specifiche tutele per le persone affette da disabilità al momento della perdita dei genitori o dei familiari, ma anche un sostegno indispensabile per la loro vita quotidiana. Gli interventi e i servizi previsti da un'apposita legge verranno resi operativi da 7,2 milioni di euro destinati al Veneto, come ha specificato oggi l'assessore al sociale Manuela Lanzarin. Daremo priorità, ha detto l'assessore, ad esperienze residenziali temporanee in appartamenti che riproducono le condizioni di una famiglia, ma anche a percorsi giornalieri di autonomia e a forme di sostegno per soluzioni domiciliari alternative ai grandi istituti e alle grandi RSA, coinvolgendo il terzo settore, le famiglie e i servizi sociali. Sono oltre 3.000 i disabili gravi attualmente ospitati nelle strutture residenziali del Veneto. La rete delle 252 strutture offre 3.554 posti, di cui 3.200 accreditati. La legge sul Dopo di noi, entrata in vigore il 25 giugno 2016 per tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare, disegna per la prima volta in Italia un piano di supporti per i disabili gravi privi di aiuti familiari. A beneficiarne saranno in via prioritaria quanti sono ospitati in strutture protette e sono rimasti senza rete parentale, nonché i disabili privi di mezzi economici che rimangano orfani o i cui genitori non sono più in grado di accudirli. Giovanni Rampogna, il cittadino, Fabo, le dice qualcosa il DJ che ha dovuto recarsi in Svizzera per morire in pace, tetraplegico, rimasto vittima di un gravissimo incidente. Le faccio una domanda, eutanasia anche in Italia? Ma io credo di sì e credo anche che abbiamo raggiunto i tempi politici, legislativi, per poter varare, fare una legge in favore di queste situazioni. Sempre l'Italia è comandata o diretta da un Parlamento, è una Repubblica fondata sul lavoro, è una Repubblica democratica. Ma perché si continua sempre a procrastinare di fronte comunque a temi importanti come il testamento biologico? Insomma? Io parto da lontano. All'Unità d'Italia, quando Garibaldi ha fatto l'Unità d'Italia, Camillo Benso Conte di Cavour ha detto facciamo il Vaticano. Qualcuno le ha chiesto, cosa facciamo del Vaticano? Lo mandiamo in Australia, signore mio? Le avrebbe risposto Camillo Benso Conte di Cavour. Quello che tra altre cose ha detto libera Chiesa e libero Stato. Esatto, ecco. Quindi siamo veramente in linea con questi valori. Sono valori importanti. Noi abbiamo visto nella nostra vita morire delle persone
e morire anche nel dolore. Non dobbiamo fare queste situazioni, questi danni, questi disagi, queste violenze, perché Gesù Cristo, con tutto il rispetto, non vuole questa roba qua, assolutamente non vuole, e qualcuno ha inventato invece qualche cosa del genere. Noi siamo certi che l'Italia saprà dare delle risposte precise a questa roba qua. Noi abbiamo vissuto la legge dell'aborto, la legge del divorzio. Tutti dicevano che si sarebbe rotta la famiglia, che l'Italia sarebbe andata allo sfacello. La legge a chi serve è utile, come la legge sull'eutanasia a chi serve è utile. Chi vuole fare appello a questa legge può, perché c'è la legge. Non possiamo continuare a far soffrire le persone. E anche a Pordenone ci sono stati dei casi che sono andati in Svizzera accompagnati da persone di nostra comune conoscenza, perché non si trovava qualche cosa. E poi c'è un discorso del costo, eccetera, tutta una serie di fatti. Noi dobbiamo avere la dignità nella morte, la dignità nel trapasso. Un'ultima domanda, Rampogna, poi passiamo ad altro. Ad Inolfi, con quella frase infelice, con Hitler e i disabili, li facevano secchi. Questo è delirio, senza... è delirio totale, veramente. Non ha né capo né coda, assolutamente da censurare. Da censurare, respingere in maniera chiara e precisa. E quindi? Vecchio, ecco, il vecchio, con la sua saggezza, con la sua lunga vita, ti invita ad alzare la testa, che il potere te la rompe. L'abbiamo modificato un po' oggi. Sì. Sciopero dipendenti AMGA previsto per i prossimi giorni, l'azienda garantisce il minimo del servizio. La società Acega SPS AMGA, con sede a Udine, ha annunciato che mercoledì prossimo potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi anche presso gli sportelli commerciali e call center aziendali, causa uno sciopero generale proclamato da un'organizzazione sindacale e articolato su tutta la giornata. La società ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti, grazie. Sì, grazie Alberto, se me lo concedi un brevissimo aggiornamento sull'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in A4, perché autostrada riaperta proprio pochissimi minuti fa a seguito del tamponamento che ha coinvolto, ricordiamolo, un furgone ed un camion che si è verificato attorno alle 17:10 lungo l'autostrada A4 tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Il sinistro è avvenuto al chilometro 441. Ad avere la peggio il conducente del furgone che ha tamponato il mezzo pesante, un cittadino di nazionalità bosniaca di 47 anni, ricoverato in pronto soccorso all'ospedale Cafoncello di Treviso in condizioni disperate. Ebbene, i vigili del fuoco provenienti da San Donà e Treviso con 3 automezzi e 9 operatori per estrarre il conducente dal furgone che ha tamponato il mezzo pesante sono stati impegnati per diversi minuti con cesoie, divaricatori e martinetti, riuscendo alla fine ad estrarre il ferito dal mezzo deformato, come vediamo anche dalle immagini degli stessi vigili del fuoco. L'uomo, come detto, è stato trasportato a Treviso. Invece, illeso l'autista dell'auto articolato. Durante le operazioni di traffico è stato interrotto, sono state segnalate code anche di oltre 5 km in direzione Trieste, ma proprio in questi istanti ci dicono che l'autostrada è stata riaperta. Questo è l'aggiornamento sull'incidente del tardo pomeriggio in A4.
Ebbene, cambiamo completamente argomento, con noi Matteo Bortolussi, agricoltore. Buonasera. Torniamo a parlare della questione relativa alle nutrie, perché da più parti si dice che siamo di fronte ad un'invasione anche per quanto concerne il porto gruarese. Ci sono delle strategie da mettere in campo, ci sono delle normative da far applicare, però nel frattempo loro continuano a proliferare ed anche in alcuni casi, a detta degli agricoltori, a causare danni. Beh, quello sicuramente sì, continuano a prolificare, non sono ancora nate i nuovi piccoli, diciamo, però nasceranno nel giro di un mese e mezzo. Si era lanciato 4-5 anni fa una provocazione nel dire che comunque le nutrie possono essere anche mangiate. Ci sono delle popolazioni africane del Burkina Faso, del Ghana e della Nigeria che già le mangiano. Quindi se magari si normasse la cosa, la situazione, e si capisse se effettivamente si possono mangiare o meno a livello sanitario, sicuramente potrebbe essere anche una soluzione. Quindi non ucciderle solo per abbatterle, diciamo, ma anche poi consumarle. E siccome appunto queste popolazioni straniere già le mangiano, magari potrebbe essere un'idea giusta. Senta, lei le mangerebbe o le ha già mangiate? Noi 5 anni fa avevamo detto, per provocare, per creare un po' il caso, diciamo di sì, però io in realtà non le ho mai assaggiate perché l'aspetto non è dei migliori. Però chi le ha mangiate, dei conoscenti africani che le hanno mangiate, dicono che sono buone come carne, insomma. I danni che si fanno sentire maggiormente sono quelli legati alla caduta degli argini a seguito delle acque per i fossati scavati proprio da questo roditore. Certo, per esempio lì in via Regena a Cinto Camaggiore, che c'è un canale del consorzio di bonifica, ci sono varie tane e sono tane delle dimensioni anche di 30-40 cm di diametro, e queste tane non si sa quanto profonde siano già. Sicuramente se sono dalla parte verso, diciamo, i campi, se l'argine crolla, l'acqua sicuramente invaderebbe i campi. Bene. Quindi il pericolo c'è ed è notevole. Grazie a Matteo Bortolussi, linea che può tornare a Pordenone. Stamattina ho sentito importanti rassicurazioni del governo. Credo che ci saranno interventi a sostegno delle città e degli stadi che saranno utilizzati. Questo è un segno determinante di attenzione. Le parole stanno da una parte e i fatti dall'altra. La federazione sarà sempre più presente nel sostenere le iniziative che stiamo pretendendo e che daranno un prestigio all'Italia. Lo dice il presidente della FIGC Carlo Tavecchio, presentando il kick-off ufficiale nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fase finale dei campionati europei Under-21 di calcio che l'Italia ospiterà nel 2019. 5 città italiane coinvolte: Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine, con l'aggiunta della Repubblica di San Marino. Presente a Roma anche la Presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che l'abbiamo ascoltata. Una grandissima soddisfazione e anche una grande opportunità. Solo due regioni sono state scelte, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, e noi siamo riusciti a piazzare sia Udine che Trieste. Quindi un grazie va ai sindaci di Udine e di Trieste, un grazie va alle società sportive dell'Udinese Calcio e della Triestina, perché sarà un lavoro di squadra importante che ci permetterà di migliorare le nostre infrastrutture sportive e allo stesso tempo di dare una grande visibilità alla regione. Quindi siamo contenti, anche perché gli europei Under 21 sono davvero una grande opportunità per una regione che si fregia di essere la più sportiva d'Italia. Abbiamo il numero di sportivi, il tasso di sportività più alto rispetto ai nostri abitanti, e questo credo che sia veramente un grande riconoscimento. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno e Vicenza. Personale ambossesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate devono telefonare in orario ufficio, lo vedete in sovraimpressione, 0434 55 24 44, ripeto 0434 55 24 44. Gruppo Media Trivento quindi è alla ricerca di persone volenterose, capaci e anche, diciamo così, anche dall'ingegno elevato proprio da inserire per il settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato.
Tutto pronto per la 38esima edizione di Orto Giardino, il salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo, in programma la Fiera di Pordenone dal 4 al 12 marzo 2017. Forte di un pubblico di visitatori che ormai da molti anni sfiora le 65.000 presenze a tutto il nord-est, questa manifestazione si attesta come il più importante appuntamento in Italia nel settore del orto flori vivaismo, sia per gli appassionati del verde domestico sia per gli operatori professionali. Importante la quota di visitatori stranieri, 12% del totale, che soprattutto nei weekend arrivano a Pordenone da Slovenia, Croazia e Austria. 25.000 metri quadrati di aree coperte si trasformano durante i 9 giorni di manifestazione in una spettacolare festa della natura, dove grandi allestimenti a giardino si alternano a circa 300 stand commerciali con tutto quello che serve per rinnovare terrazzi e aree verdi. Abbiamo ascoltato il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani, che ci parla proprio di Orto Giardino e di quello che succederà proprio nella città del Noncello. Partiamo da Piazza 20 Settembre, finalmente un'altra idea di questa nuova amministrazione, ma soprattutto creare questo matrimonio vero, reale tra Pordenone Fiere e Fiere Pordenone. Visitatore, lo standista, oltre a usufruire della fiera, può usufruire di quanto la città offre, e questo è un matrimonio felice. Assolutamente, con la fiera abbiamo stretto un accordo che prevede la realizzazione di un giardino in occasione di Orto Giardino proprio in Piazza 20 Settembre, il bosco dei gelsi e delle farfalle. Vedrete, una cosa meravigliosa, in cui il comune non ha messo un euro in cambio della collaborazione della fiera. E che cosa prevede? Prevede che le migliaia di visitatori che vanno in fiera o gli espositori che espongono in fiera devono sì far vedere la loro merce o comprare qualcosa, ma non devono limitarsi ad andare in fiera e poi tornare a casa, ma arrivare in centro, visitare i nostri musei, le nostre mostre, bere un caffè, andare in un ristorante, cioè apprezzare anche l'ospitalità e l'offerta culturale di Pordenone. Abbiamo stretto un accordo sperimentale per Orto Giardino: chi va in fiera, anzi chi passa in piazza, riceverà un biglietto a prezzo ridotto per andare in fiera, e in fiera riceverà un coupon col quale potrà accedere a un euro al museo archeologico, piuttosto che alla mostra che abbiamo in galleria Pizzinato, piuttosto che alla pista di pattinaggio, 3 euro invece che 5, cioè sostanzialmente uno scambio alla pari. E questo è solo l'inizio, dobbiamo fare in modo che anche con le fiere più tecniche e magari meno generaliste questo patto si rinsaldi, per fare in modo che tante persone, magari coinvolgendo negozi, pubblici esercizi, alberghi. Assolutamente, la partenza è questa, poi dopo dobbiamo coinvolgere anche tutti gli altri operatori, insomma uno scambio in cui la città va in fiera e la fiera viene in città. Quindi non solamente, diciamo così, il visitatore che entra e se ne va, compreso gli standisti. È quello che insomma ha più volte sottolineato il mio amico Jobby, quando si incavolava giustamente che qualcuno protestava per le attese nel transitare davanti alla fiera quando c'è SICAM. Sì, signori miei, ma SICAM porta denari non soltanto alla fiera, no, perché viene ricostruito in toto, ma penso anche all'indotto. Guardi, SICAM è una fiera che occupa tutti i padiglioni fieristici e deve addirittura mettere dei capannoni ulteriori. Si tratta di una fiera che non è nostra, ma che viene qui a Pordenone, quindi in qualsiasi momento può dire: siccome Pordenone non mi vuole, vado da un'altra parte. Dimenticandosi che questa porta soldi alla fiera, ma soprattutto è la manifestazione che ha la più alta ricaduta in termini economici in tutto il territorio, in termini di alberghi, di ristoranti, di rinfreschi, di taxi, di trasporto pubblico. E quindi magari qualche coda di fronte alla fiera in quei giorni può essere anche tollerata, sapendo però che poi la ricaduta, il ritorno in termini economici per la nostra città è assolutamente impagabile. Se va via sarebbe un'enorme perdita, quindi accogliamoli bene. Al contrario, quando c'è la SICAM dobbiamo fare in modo che gli espositori internazionali vengano da tutto il mondo, possano arrivare in centro, trovare un'offerta culturale adeguata, magari una serata al Verdi, magari ristoranti attrezzati per ospitarli al meglio. Questa è la nostra sfida, fare in modo che chi viene spenda qualche soldo volentieri e porti affari nel portafoglio, ma anche un buon ricordo di Pordenone per tornarci, non solo magari da espositore della fiera. SICAM sicuramente porta denari, Orto Giardino abbellisce la nostra città, è così Renato Pugliatti, presidente di Fiere Pordenone S.p.A. Certo, citiamo, buonasera a tutti, citiamo due delle più importanti fiere di Pordenone Fiere, delle 32 di questo anno, quindi molte fiere per Pordenone e per tutto il territorio. Il sindaco ha parlato di SICAM e anche delle iniziative di Orto Giardino. Fra queste ha parlato di una delle più rappresentative
che è il Bosco delle Farfalle, primo esempio di collaborazione fra Pordenone Fiere e la città di Pordenone, che proseguirà anche con tutte le altre manifestazioni. 300 espositori, 70.000 quest'anno le persone che noi aspettiamo a vedere queste meraviglie all'interno delle varie, dei vari padiglioni, e quindi sono numeri importanti per la 38esima edizione. Oltre a questo avremo delle manifestazioni e delle mostre legate alla donna e l'arte, allo sviluppo e territorio insieme a noi. Farà in modo che anche la città accolga e ricordi Ortogiardino, quindi veramente una manifestazione che coinvolge tutti noi e non solo i padiglioni della Fiera di Pordenone. Presidente, il dato che stupisce è anche proprio la quota dei visitatori stranieri, che si attesta oltre al 10%, mi sembrano insomma numeri molto importanti per una città come Pordenone, no? Certo, Pordenone Fiere, ricordiamo, ha fino ad oggi 6 fiere internazionali, significa delle fiere che sono certificate da terzi, quindi non sono numeri che diamo noi, ma numeri che una commissione esterna dà. Con questa è sicuramente la 7ª fiera internazionale, ma la nostra ambizione è di arrivare a 10 fiere internazionali, significa 10 fiere che accolgono nel nostro territorio persone che provengono sì dalle vicine nazioni, ma anche dalle più lontane di tutta l'Europa. Visto che quest'anno è 70 anni che la fiera è nata, vorremmo coronare questo successo e questo nostro obiettivo fino in fondo. Presente, in sintesi, proprio pochi secondi, quale futuro e quale 2017 per la Fiera di Pordenone S.p.A.? Normalmente gli anni dispari erano gli anni no per la fiera, mentre gli anni pari, avendo più manifestazioni, erano gli anni positivi. Noi faremo in modo e cerchiamo di fare in modo, lavorando con nuove manifestazioni, affinché anche questi anni dispari diventino, e saremo sicuramente, siamo sicuri di questo, positivi come gli anni pari. È l'auspicio di tutti, grazie a Renato Pugliati, presidente di Pordenone Fiere S.p.A. Sagre e Fiere, la Regione del Veneto approva le linee guida per la programmazione di noti eventi che spopolano ogni anno nelle 7 province. Il servizio. D'ora in poi, per progettare un evento di paese, bisognerà concordare tutto con le amministrazioni comunali. La Giunta regionale ha approvato infatti un provvedimento con cui stabilisce le linee guida destinate ai comuni per la calendarizzazione e programmazione delle sagre e delle fiere, in cui viene svolta anche attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande. A comunicarlo è l'assessore regionale allo sviluppo economico e al commercio Roberto Marcato. La materia è regolamentata da una legge regionale del 2007 nel rispetto della normativa europea, ma anche delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza, dell'ordine pubblico e della tutela della salute del consumatore. Al fine di perseguire lo sviluppo e l'innovazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande, ha detto l'assessore, in armonia con le altre attività economiche sono quindi state individuate specifiche linee guida rivolte ai comuni per calendarizzare gli eventi, ma anche pubblicizzarne le date e le modalità di svolgimento a livello regionale. La normativa assoggetta allo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla segnalazione di inizio attività e con particolare riferimento all'attività temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, ma anche benefico e politico, al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza afferenti ai locali e alle superfici aperte al pubblico. Una mostra per ricordare la Grande Guerra, ne parliamo con Massimo Grizzo, lui è maggiore della 132esima Brigata Corazzata Ariete, ben ritrovato, tra altre cose lei è anche portavoce proprio della stessa Brigata Corazzata Ariete. Allora, quando l'evento e soprattutto cosa si potrà vedere? Sì, innanzitutto grazie per l'ospitalità. Sì, nell'ambito delle commemorazioni per il centenario della Grande Guerra, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha promosso lo svolgimento di una mostra itinerante che è partita nel 2015 e sta toccando un po' tutti i capoluoghi di provincia d'Italia e terminerà a Roma nel 2018. A partire da domani questa mostra sarà ospitata qui a Pordenone nell'allestimento curato dalla 132esima Brigata Corazzata Ariete presso la sala espositiva del Palazzo della Provincia in Corso Garibaldi. Abbiamo scelto di allestire la mostra in centro città, in un luogo facilmente raggiungibile, proprio per favorire la visita da parte di un maggior numero di persone. L'obiettivo di questa mostra è ricordare il sacrificio e l'eroismo di molti cittadini, di molti soldati, e di valorizzare soprattutto gli episodi fondamentali di quello che è stato il processo di costruzione della nostra storia nazionale e del nostro sentimento di patria.
L'esposizione è composta da 18 pannelli didattico-illustrativi realizzati dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, che attraverso immagini, stampe, documenti fa rivivere quelli che sono stati i contesti, i luoghi, i volti anche dell'Italia in armi. Accanto a questo materiale la mostra, diciamo, è arricchita da ulteriori cimeli e testimonianze d'epoca che sono state rese disponibili per questa particolare circostanza dalle associazioni combattentistiche d'arma locali e dalle sale storiche dei reparti dell'Ariete. Tra gli oggetti in mostra volevo segnalare la presenza anche di una particolare riproduzione di una celebre foto scattata al maggiore Gabriele D'Annunzio in procinto di realizzare l'impresa del volo su Vienna il 9 agosto del 1918. Ricordo che Gabriele D'Annunzio, tra le altre cose, è stato un ufficiale di cavalleria in servizio proprio al Reggimento Lancieri di Novara, che è un reparto oggi inquadrato nella Brigata Ariete. La mostra rimarrà a Pordenone fino al 13 marzo e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18, con ingresso rigorosamente gratuito e libero. Io ringrazio come sempre Massimo Grizzo, alto ufficiale, ovvero maggiore della 132esima Brigata Corazzata Ariete, quindi l'invito è questo. La mostra per la Grande Guerra vi aspetta, quindi tutti a Pordenone per vederla. Mauro Tonino, storico sulla questione del confine orientale durante i trattati di pace a Parigi, è intervenuto sull'argomento e sicuramente ne parlerà con lui Omar Costantini. Vi ricordo appunto Civico 37, si parlerà di di guerra fredda e soprattutto di conflitto tra Stati Uniti e URSS, quello che si sta anche verificando un po' in questi giorni con il conflitto a distanza tra appunto Putin e Donald Trump. Prego. Mauro Tonino ci ha raggiunto in studio, nostro esperto in storia. In questi due minuti una particolarità emersa per quanto riguarda il Trattato di Parigi. Beh, innanzitutto sono emblematiche le parole dette da De Gasperi, il nostro premier, il 7 agosto del 1946, perché sono propedeutiche a capire quello che accade poco dopo. Prendo la parola in questo consesso mondiale e sento che tutto, tranne la vostra cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico mi fa ritenere un imputato. Ecco, poi chi vuole si trova su internet tutto il resto di quello che fu la trattativa, la posizione italiana. Questo per dire che però possiamo dire che quel passaggio è stato fondamentale non solo per la posizione dell'Italia post bellica e post fascista, ma è stato anche forse un tassello per evitare l'avanzata dell'Est Europa all'interno del Friuli Venezia Giulia? Beh, sicuramente, diciamo che il Trattato di Parigi è trattato di pace, quindi pone la parola definitiva per quanto riguarda gli assetti generali, lasciando aperta formalmente, ma poi sostanzialmente accade altro, sulla vicenda delle zona A, zona B. Ma su questo dobbiamo tener conto anche del quadro generale, ad esempio di quello che fu l'atteggiamento di Tito. Ci furono due episodi piuttosto forti. Nell'autunno del 1947 ci fu un ammassamento di truppe jugoslave al confine e anche la crisi del 1953, sulla quale magari sarebbe simpatico parlarci, perché qui vediamo anche posizioni diverse anche di alcuni partiti italiani. Bene, grazie a Mauro Tonino per il suo intervento. Chiaramente qui non si può parlare in due minuti, ce ne vuole un po' di tempo, però intanto, come si dice, pillole, pillole, perché con la pillola va giù e qualcuno non dimentica. Grazie Mauro Tonino per il suo intervento. L'ha allineato una porta e non a... Dalla questione proprio dei confini orientali parliamo invece di bilancio triennale approvato dalla giunta Ceraulo di Sacile proprio in giunta stessa. Allora, sindaco, quali le novità e soprattutto quali le linee guida? Allora, la buona notizia è che anche per il 2017 non ci sarà nessun aumento a carico delle famiglie, perché il livello di pressione tributaria pro capite, che come è noto nel nostro comune è tra i più bassi in assoluto, per i centri di riferimento mandamentale, ecco, resterà invariata. Quindi nessuna novità sul fronte, ripeto, delle entrate, quindi nessun gravame e nessuna naturalmente riduzione nemmeno nel livello dei servizi che vengono erogati. In questo modo diciamo che abbiamo modo di
testimoniare un comune che continua a rappresentare dei parametri di bilancio assolutamente virtuosi. Questo non lo dico solo, diciamo, a merito dell'amministrazione che rappresento, ma a merito anche di un nucleo di funzionari che questo comune, vista anche la crisi che stiamo sopportando, si sta dedicando e si sta impegnando, ecco, per riuscire a rendere i servizi ai costi più bassi possibile, come dicevo. Ecco, ci sono delle novità rilevanti, perché quest'anno c'è l'introduzione delle UTI alle quali, come noto, noi come Comuni Sacile non abbiamo ritenuto di aderire, e ci sono, tutti i comuni hanno subito delle contrazioni nei trasferimenti perché cominciano ad essere finanziate queste UTI, però è stato avviato anche nel contempo un processo perequativo che da questo punto di vista ci premia. Quindi, inoltre, il non aver aderito all'UTI non vi porta a grossi disagi? Noi avremo comunque una disponibilità di 500.000 euro in più rispetto al 2016, quindi questa è una ottima notizia, perché poi naturalmente queste sono cose che vanno trasferite in opere. E a proposito di opere, volevo dire proprio, saranno tanti sacilesi, certamente è una questione che riguarda in particolare il nucleo abitato di Cornadella, però finalmente dopo tanti anni e dopo tanto impegno siamo riusciti ad affidare l'appalto. Lunedì sono state aperte le buste, c'è l'impresa che ha avuto assegnato il lavoro e nel mese di maggio avremo certamente le ruspe al lavoro. Roberto Ceraulo, sindaco di Sacile, grazie come sempre. Ci trasferiamo in Veneto con Alessio Conforti, il suo ospite. Sì, grazie. Si festeggia il Capodanno Veneto, dico bene, Yves Presotto. Sì. C'è grande fibrillazione e fermento anche, insomma, tra chi ricordano, no, quei momenti di storia con grande emozione. È una storia che dovrebbe essere rivissuta anche con un po' più di fervore. Ma è quello che sta succedendo effettivamente da un po' di tempo. Si stanno organizzando in moltissimi comuni proprio la festa del Cao de Lan, che sarebbe appunto il raggiungimento, anzi la fine dell'inverno e l'inizio dell'anno biologico, dove sarebbe anche normale che potesse cominciare. Ecco. Poi va bene, sulle date e sul perché bisognerebbe aprire una discussione un una po' più disputa. Lunga, però intanto vedo che tutte le associazioni culturali venete ricominciano ad assaporare veramente la festa del Cao de Lan, e difatti io parteciperò la settimana prossima a una delle feste, anzi domenica, proprio su questa grandissima occasione di far vedere a tutti quanti che il Veneto comunque si sta un attimino riappropriando della propria storia. Senta, lei ha mangiato la renga? Sì, la renga, ecco, anche lì sulla anche renga. Lì. Sì, sulla renga c'è tutto un discorso anche lì, il Mercure Grot, che sarebbe? Praticamente. Sarebbe il. Allora, sul periodo quaresimale, finita diciamo la parte del carnevale, inizia la parte triste, Grot sarebbe praticamente. Verrebbe dal latino, e diciamo che lì c'è tutta una storia sul fatto della ringa, perché comunque viene dalla tradizione del 1500, quando il Concilio di Trento impose un attimino ai contadini, diciamo, questo periodo di magra, ecco. Ed è rimasto sul cuore di tutti quanti, perché oggi però la viviamo non con la fame, ma la viviamo come una festa proprio identitaria. Grazie a Yves Presotto, grazie molto a chiaro, voi. Linea che può tornare a Pordenone. Grazie Alessio, noi chiudiamo in bellezza con Michela di Cuoco in Cucina. Vedo proprio un piatto semplice, ma all'insegna della tradizione. Sì, infatti con la quaresima abbiamo fatto la renga. Per fare questo piatto abbiamo preso 4 aringhe affumicate, salate, le abbiamo lavate molto bene in acqua fredda e le abbiamo messe in una pirofila con del latte caldo. Quando il latte raffredda le scoliamo e rimettiamo il resto del latte e lo lasciamo marinare per 11-12 ore. Dopodiché faremo un soffritto con un po' d'aglio, olio, e passeremo in padella o in una griglia. Giriamo 2-3 volte e la serviamo con della polenta morbida. Un po' di prezzemolo e il piatto è pronto. Beh, ci sono diversi modi anche proprio per... Sì, questo è il piatto tradizionale, proprio, se no si fa nella brace o si può fare con dell'arancio, insomma c'è tanti modi per poterla fare. Questo è il piatto classico proprio della ringa
tradizionale nostra. Se la dovessimo abbinare con un qualcosa, anche perché insomma mangiamo, ma anche dobbiamo... Sì, beh, io metterei un bianco, a questo punto metterei un Tokaj, che è un vino che sta molto bene. Sì. E tanto salata? No, questa non è salata perché la laviamo molto e poi lasciata nel latte così perde il suo... la salatura, insomma. Nel segno della tradizione quindi con Michela, cuoche in cucina, affinità del gusto. Per quanto mi riguarda si chiude qui la prima parte del notiziario del Nord-Est, la borsa che torna, poi appunto avremo tutte le notizie che arrivano dal Friuli Venezia Giulia con la redazione di Udine e Omar Costantini e le notizie che invece ci arrivano dal Veneto con Alessio Conforti. La programmazione quindi continua, rimanete con noi. Chiusura in positivo per le borse europee, tutte positive l'indomani dell'intervento di Donald Trump al Congresso in attesa delle importanti indicazioni macroeconomiche in calendario nel pomeriggio. A Londra il FTSE 100 ha terminato a più 1,64, il tedesco DAX si è fermato a più 1,97, il CAC 40 ha chiuso a più 2,10 e l'IBEX è salito di oltre 2 punti percentuali. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi proprio nella capitale francese, il candidato conservatore alle presidenziali François Fillon ha ribadito di voler partecipare alle consultazioni nonostante l'inchiesta in corso. In questo quadro a Piazza Affari il FTSE MIB è salito al 2,39%, lo share al 2,26%. Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN, copertina dedicata all'operazione 8 marzo che vedrà coinvolta la provincia di Udine e la questura del capoluogo friulano, ma ne parleremo nel corso del giornale con un servizio. Apriamo subito velocemente con la cronaca perché abbiamo anche due ospiti questa sera in questa pagina informativa. E i carabinieri della stazione di Palmanova hanno dato esecuzione ad un ordine di espiazione pena in regime di detenzione emesso dal Tribunale di Udine nei confronti di un 28enne residente nella zona. L'uomo è stato tratto in arresto ed è stato condotto presso il proprio domicilio dove dovrà scontare la pena di 3 mesi di reclusione per il reato di appropriazione indebita. I carabinieri invece della compagnia di Cividale hanno identificato un cittadino extracomunitario minorenne che risultava irregolare sul territorio nazionale. Al termine delle procedure di identificazione veniva affidato ad un centro di accoglienza della zona. Go Possibile, comitato locale di Possibile, Forum Gorizia, presentano domani un'importante iniziativa editoriale. L'intento delle pagine di questo libro è quello di mettere in luce i vari episodi positivi e casi di buona integrazione sorti attraverso lo sviluppo di un vero e proprio modello italiano fondato sull'accoglienza diffusa, l'integrazione e la convivenza. L'occasione è anche un incontro per cercare di far conoscere i fenomeni migratori che interessano il tempo attuale, comprenderne le loro proporzioni e motivazioni attraverso un'analisi il più possibile critica, cercando di smantellare alcuni luoghi comuni della propaganda populistica. Perché una soluzione esiste, sostituire alla natura differenza una razionale consapevolezza. Si cercherà poi di dar conto della situazione delle presenze dell'accoglienza nella regione e a Gorizia.
È partito con il primo lotto un complesso di intervento di restauro che riguarda uno dei gioielli di Cividale del Friuli, città UNESCO dal 2011, il tempietto Longobardo. Nel contempo, un'iniziativa inedita, il laboratorio di restauro apre al pubblico con una serie di visite guidate. Conferenza stampa domani, presenti il soprintendente all'archeologia, delle belle arti e paesaggistico, il sindaco del comune di Cividale e il direttore del polo museale del Friuli Venezia Giulia. E adesso andiamo alla Tisana con un servizio. Un cinquantenne di Latisana, per la seconda volta da inizio anno, ha tentato di gettarsi dal ponte del Tagliamento al confine tra i comuni di San Michele e Latisana ad allertare i soccorsi alcuni passanti che hanno notato l'uomo scavalcare la protezione. È stato un militare della compagnia radiomobile ad afferrare l'aspirante suicida, riportandolo in posizione di sicurezza e affidandolo alle cure dei sanitari. Come detto, è la seconda volta che la persona tenta il suicidio dall'inizio dell'anno. L'uomo presenta un quadro psicologico debole e da tempo è seguito dal centro di igiene mentale. Avete visto la copertina dedicata all'8 marzo, conferenza stampa questa mattina, noi c'eravamo. Camminiamo insieme per celebrare l'8 marzo, una fiaccolata dedicata a tutte le donne per ribadire la centralità del loro ruolo all'interno della società e stigmatizzare violenze, prevaricazioni, ingiustizie che colpiscono l'universo femminile. Con questa iniziativa la provincia di Udine intende celebrare l'8 marzo, la giornata internazionale della donna. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo Belgrado. L'assessore provinciale alle pari opportunità, Elisa Asia Battaglia. Le donne devono imparare a denunciare le situazioni di violenza sia fisica che psicologica in cui si trovano, per cui è un'altra occasione importante per dire no al silenzio, anche se lo facciamo in maniera silenziosa, perché appunto l'8 marzo stiamo organizzando questa importante fiaccolata che vuole essere una fiaccolata silenziosa dove saranno presenti gli amministratori degli enti locali presenti sul territorio, ma tutte le associazioni che si occupano di violenza, ma che si occupano di diritti della donna in generale. Per cui vuole essere un'importante iniziativa per sottolineare quanto è stato fatto, ma quanto ancora si può fare per raggiungere una piena parità di diritti tra uomo e donna e soprattutto spingere le donne in situazioni di sofferenza a denunciare lo stato in cui si trovano. Perché al nostro fianco abbiamo delle istituzioni, provincia come ente pubblico, ma anche la Polizia di Stato, che sono altamente formate per saper ascoltare le donne e trovare insieme a loro le soluzioni corrette per una vita migliore. Sulla stessa lunghezza d'onda, Maura Pontoni, presidente della Commissione Pari Opportunità. Sì, questo è un percorso che va fatto assolutamente insieme con le donne, ma insieme con tutte le istituzioni e soprattutto tutte le associazioni. Siamo in tantissimi e se ciascuno di noi fa pochissimo, riusciamo a fare delle cose eccezionali e a risolvere molti problemi. Dobbiamo sempre ascoltare, stare attenti, ascoltare, essere dei buoni vicini e camminare tutti insieme. La via, la circoscrizione, il comune e via via tutta l'Italia insieme. Tutto il mondo sarebbe, se fosse possibile, però incominciamo dal nostro piccolo. Anche la questura del capoluogo friulano sarà presente, come ci conferma il dottor Massimiliano Ortolan, capo della squadra mobile udinese. Assolutamente, l'obiettivo è proprio questo. E non vogliamo in questo caso fare repressione, ma soprattutto renderci disponibili per tutta la cittadinanza per informare sulla tematica. Tutti diciamo che la tematica della violenza di genere è una tematica di tipo culturale e solo con l'informazione quindi possiamo permettere appunto alla violenza di emergere e quindi di combatterla. Con noi l'ingegner Paolo Pascolo, allora mi permetta, parliamo di New Technology, però un ricordo legato anche al Cavalier Pittini. L'altro sabato c'era una cerimonia, il Pittini ha ricevuto honoris causa, potremmo dire, una targa ricordo per le sue attività. Euretica, tratto diretta dal collega e amico Daniele Damele, giusto per... Mi ha impressionato l'intervento che ha fatto la figlia. Perché la figlia, la prima osservazione che ha fatto non è stato che bel riconoscimento a mio padre, ha voluto parlare dello stringer, cioè dell'accoglienza di questi ragazzi ordinati che
aspettavano gli ospiti e questo ha rinfrancato la docente, la professoressa Zilli, che è stata elargita di un encomio che mi ha colpito, perché proprio la Marina, parlando di suo padre, faceva proprio riferimento all'ordine, alla disciplina, alla pulizia, alla qualità delle cose. Dunque la novità sposata al mantenimento delle tradizioni del passato. No? Ecco, quello che poi è avvenuto dopo è stato un altro particolare. Io mi sono avvicinato alla Marina e ho detto: lei ha mai sentito parlare di mosche, di ferro, con le ali di alluminio? E lei mi dice, sì, mio padre ne parlava sempre. Ne aveva una che è stata persa proprio il giorno del terremoto del 76. Ebbene, quella mosca lì la fece un mio prozio che si chiamava Tony Pascolo, detto Tony Boia. Bene, perché dico questo? Perché quando si fa della innovation technology, come si usa dire adesso, bisogna avere molto bene chiaro quelli che sono i processi industriali che hanno portato alla new technology. Perché se si perdono i pezzi, ci si dimentica di come vengono costruite le cose. Un altro esempio, un mio caro amico docente di meccanica che ha lavorato ad addestrare in Madagascar i tecnici, cominciava dal ferro battuto, poi passava alla morsa, poi costruiva la lima e questo è, dal passato si arriva al futuro. Quindi perdere i pezzi del passato vuol dire non avere le capacità per valutare le tecnologie. E questo lo vedo molto spesso con coloro i quali si inventano delle tecnologie, fanno start-up, fanno concorsi straordinari e poi tutto si sbriciola perché dietro non c'è la competenza del passato. Grazie al professor Paolo Pascolo per il suo intervento, rimanga un attimo con noi. Adesso, come sempre, il messaggio importante per la ricerca del personale a voi riservato. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio allo 0434 552444. Il nostro ospite, secondo di questa tornata, diciamo così, informativa da Udine, Enzo Bassi. Dunque, parliamo di autonomia. Abbiamo già parlato nella prima parte anche con un altro suo collega, però restiamo su questo tema, perché ogni giorno stanno uscendo interessanti novità, perché pare insomma che il friulano troppo unito dia fastidio. Certo, la politica italiana negli ultimi, da quando ricordo io, dagli ultimi 20-30 anni, ha semplicemente seminato per dividere, perché il friulano unito, ma nel senso buono della cosa, non sotto una lista, sotto unito e compatto sugli intendimenti, sul portare avanti l'autonomia vera, certo, non quella che ci hanno propinato negli ultimi 10-15 anni, fa paura perché l'autonomia tipo Alto Adige fa paura a uno Stato. Quello che abbiamo sul tavolo da cittadino, da quello che vedo in questi giorni, è il fermento di vari soggetti, di vari gruppetti. Chiedo scusa per i gruppetti, perché ogni soggetto, ogni gruppo è importante per me nel contributo che darà per l'Unione dei Friulani. Portare alle prossime elezioni o alle prossime appuntamenti elettorali, qualunque cosa sia, sarà importante unire, creare una convergenza di intenzioni. Senta, ma il friulano vero, secondo lei, è solo sulla carta, è un'utopia, oppure esiste ancora questa voglia di Friuli, partendo dal Friuli storico fino ai confini del Timavo? Partendo dagli storici, da chi continua a fare libri perché non si dimentichi, da chi chiede che il friulano venga insegnato ai propri bambini, e parlo anche di gente rientrata dall'estero o immigrata in questo territorio, dall'Argentina per esempio, degli amici che hanno scelto che il friulano, gli loro bambini lo devono conoscere. Non che è una discriminante, l'inglese lo si può studiare lo stesso, quello che si diceva alcuni anni fa.
abbiamo diritto per legge che venga insegnato, bisogna riprendere il diritto, parliamo della lingua in questo caso, ma certo, abbiamo una storia, abbiamo una cultura che fa invidia a molti altri, cerchiamo ognuno per sé di portare il contributo, che ci sia un'unità di intenti, che si formi, tra virgolette, un cartello ideale su questo benedetto Friuli. Senta, questa autonomia. La soluzione ad esempio dei comuni, abbiamo ancora un minuto, la soluzione ad esempio dei comuni cosiddetti di lingua friulana, ecco, questa associazione, questa assemblea di sindaci, potrebbe essere uno sviluppo ulteriore, un tassello da portare avanti per mantenere e radicare ulteriormente la propria identità e autonomia? Sì, ci sono, io vedo ci sono due gruppi, un gruppo che della bassa, così dire, è un gruppo che si coagula sulla friulanità dei comuni. Queste due cose non devono essere viste divise. Se la politica, su quello che ho visto sui giornali ultimamente, viene visto come un qualcosa che porta in due direzioni diverse. Questo non deve apparire, non deve diventare, e se i sindaci veramente hanno questo nel cuore, lo faranno sotto elezioni, diventando un qualcosa di concreto anche. Scusate se parlo elettoralmente, però alla fine conta la presenza dove si comanda, dove si gestiscono i soldi, i nostri contributi devono restare qui. Perfetto, grazie a Enzo Bassi per la sua partecipazione, rimanga un attimo grazie con noi, salutiamo i nostri telespettatori e telespettatrici, e dopo il break pubblicitario l'informazione continua con le ultimissime dal Veneto. Ben ritrovati dunque anche dal Veneto, continua l'informazione della nostra emittente televisiva. Apriamo subito con un fatto accaduto a Borso del Grappa, siamo nel Trevigiano dove nel pomeriggio il soccorso alpino della pedemontana del Grappa è intervenuto per un parapendio precipitato sul Monte Grappa, il cui pilota era rimasto sospeso, pensate, tra gli alberi, tra il settimo e l'ottavo tornante della provinciale Giardino. Una squadra ha raggiunto il luogo indicato a valle della strada a circa 560 metri di altitudine assieme all'ambulanza del SUEM 118 di Crespano del Grappa. L'uomo, 58 anni, tedesco, è rimasto fortunatamente illeso, si era nel frattempo avvicinato e legato con un cordino ad una delle piante sganciandosi dall'imbargo, ha assicurato con una corda, il pilota è stato quindi calato a terra per 5 metri. Su proposta dell'assessore al turismo della Regione Veneto Federico Caner è stato approvato nei giorni scorsi lo sviluppo del collegamento sciistico tra le aree di Pocolto Fana e delle Cinque Torri in una nuova area denominata Sonde Prade. Su istanza del comune di Cortina d'Ampezzo e nel rispetto del piano regionale Neve, che è lo strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale, ha spiegato Caner, abbiamo dato il via libera alla realizzazione di questo collegamento tra due importanti e pregevoli aree sciabili. Si tratta di un intervento finalizzato a dare attuazione all'area sciistica di Cinque Torri quale area di allenamento e qualifiche degli atleti durante i mondiali di sci alpino 2021, sviluppato, dice l'assessore, in modo compatibile con le caratteristiche morfologiche ed ambientali dell'area, adottando soluzioni che consentono di mantenere al minimo il consumo del territorio. E si chiude il mistero nel veronese di un uomo che era scomparso da giorni. Ci racconta tutto nel servizio Rosario Padovano. Mistero risolto in provincia di Verona. È stato trovato morto, impiccato in un casolare nella campagna di Zevio, Stefano Bampa, 32 anni, finito agli onori delle cronache giudiziarie per essere, tra le altre cose, fintosi ambasciatore. Era scomparso il 25 gennaio scorso, la compagna aveva lanciato l'allarme su Facebook. La ricerca purtroppo è finita. Secondo l'autorità, nel concorso della morte dell'uomo non ci sarebbero terze persone coinvolte. Probabilmente la scelta di Bampa, che merita comunque rispetto, riguardava gli esiti dell'ultima indagine a suo carico. E cambiamo completamente argomento. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG da anni vieta Folpette e Manco Zeb.
a rilevarlo in una nota lo stesso consorzio, il quale ricorda che appunto 7 anni fa è stato avviato il protocollo viticolo e la prima edizione risale al 2011. 13 su 15 comuni della denominazione hanno adottato le indicazioni date dal protocollo viticolo del consorzio, rendendole regolamento comunale. E infatti, rileva il consorzio in una nota, ci dicono che l'uso del Folpet e del Manco Zeb è stato vietato già nell'edizione del protocollo del 2013. Non è a caso che il protocollo viticolo è stato preso a modello da altri consorzi italiani, un riconoscimento di cui possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi. E c'è ripresa invece nel Padovano a seguito dell'ultima indagine della Confindustria, ma sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Nel quarto trimestre l'industria padovana accelera, la produzione aumenta su base annua del 2,6%, spinta dal balzo della domanda interna e dalla sorprendente vitalità dell'export sia europeo che extraeuropeo. Nella media del 2016 l'attività industriale patavina è cresciuta del 2,3%, il miglior risultato dal 2011, segnali di stabilizzazione dell'occupazione. A raccontare i risultati è l'ultima indagine congiunturale realizzata dall'Ufficio Studi di Confindustria Padova in collaborazione con Fondazione Nord-Est su un campione di 314 aziende. Migliora la fiducia e la propensione ad investire delle imprese, spia di una possibile ripresa degli investimenti che risentono dell'incertezza politica e del freno del credito, ma beneficiano degli incentivi fiscali specie a Industria 4.0. Nel quarto trimestre del 2016 l'indice della produzione industriale registra un aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2015, il quinto consecutivo. Nella media del 2016 la variazione stimata è del 2,3%, con eccezione del metalmeccanico. La crescita è diffusa e sostenuta per il resto del manifatturiero, ma anche nelle costruzioni, nei servizi, in termini dimensionali per le imprese con almeno 10 operatori. La variazione positiva degli ordini attivi si ferma invece al più 1,1%, ma migliora la visibilità. Scende dal 30,6% al 27,7% la quota di chi ha un orizzonte di lavoro assicurato per meno di un mese, il 30,4% ha ordini per più di 3 mesi. La prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Marino Finozzi, ha approvato all'unanimità i progetti di legge relativi alla nascita di 2 nuovi comuni, Val d'Alpone e Belfiore Caldiero Terme, entrambi nel veronese. Val d'Alpone nasce dalla fusione dei comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione, mentre Belfiore Caldiero Terme dalla fusione dei comuni di Belfiore e Caldiero. L'annuncio è giunto alla conclusione dei lavori da parte del vicepresidente della prima commissione, Stefano Fracasso. Il presidente Zaia è al corrente che i bandi FESR, i lavori pubblici per l'adeguamento sismico delle scuole, sono bloccati e i comuni rischiano di perdere diversi milioni di euro di finanziamenti perché la direzione programmazione unitaria della regione non ha ancora fatto le graduatorie. A chiederlo con un'interrogazione a risposta immediata rivolta alla giunta regionale è la consigliera Giovanna Negro. La regione ha sempre meno risorse disponibili per finanziare i lavori pubblici, spiega la consigliera. Tra i vari interventi previsti, le misure di adeguamento sismico degli edifici scolastici sono una priorità nel panorama degli interventi erogati. I fondi comunitari FESR sono un contributo economico prezioso per rendere sicure le scuole della nostra regione. Ed ora apriamo la pagina del Veneto orientale. Dopo il primo focolaio di influenza aviaria manifestatosi in questi giorni nel territorio dell'azienda US numero 4 Veneto orientale, un secondo caso è stato diagnosticato dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico del Veneto. Si tratta di 2 piccoli allevamenti rurali a carattere familiare, entrambi posti nello stesso comune, consistenti in 20 di capi avicoli complessivi. I servizi veterinari del Dipartimento di Prevenzione sono prontamente intervenuti applicando ogni misura cautelare utile ad impedire l'eventuale trasmissione della malattia tra volatoli. Entrambi i focolai sono stati rapidamente contenuti attraverso l'abbattimento di tutti i soggetti sensibili presenti.
Sconcerto invece a Bibione, a San Stino di Livenza, città di cui era originario, per la morte improvvisa di Paolo Migotto, 69 anni, titolare della storica pizzeria Da Paolo che si trova in via Lemene nella località litoranea. I funerali sono ancora bloccati al momento e la procura sta lavorando per scoprire le cause effettive del decesso. Affetto da problemi di salute, prima alla schiena e poi alla testa, si era operato una prima volta in Francia, paese d'origine della moglie, e poi la scorsa settimana aveva accusato un malore. Bene, la famiglia attraverso un portavoce fa sapere di voler ringraziare i medici e il personale infermieristico che nelle strutture sanitarie di Latisane e Pordenone si sono spese per curare il congiunto. Procedono invece, secondo i tempi prestabiliti, i lavori di ampliamento del Day Hospital oncologico nella sede di Portogruaro. Le scorse settimane il personale incaricato ai lavori, realizzati con la supervisione dei servizi tecnici aziendali, ha proceduto a eseguire importanti adeguamenti impiantistici e strutturali al quarto piano dell'ala ovest ospedaliera, dove appunto in fase di ristrutturazione e di ampliamento il Day Hospital oncologico. Più nel dettaglio, è stato rinnovato l'impianto elettrico, sono state adeguate le superfici di sale, ambulatori e uffici a seconda della nuova allocazione dei servizi. Restiamo sempre a Portogruaro. Dopo un banale rimprovero, minaccia di uccidere i propri familiari con un grosso coltello da cucina, poi si rifugia nella sua camera fino all'arrivo dei carabinieri. Alla fine viene convinto a farsi ricoverare nel vicino nosocomio. Protagonista dell'episodio che ha mandato in fibrillazione un intero condominio, tenendo tutti con il fiato sospeso dalle 23.30 di ieri alle 2.20 del mattino, è un uomo affetto da problemi psichiatrici, seguito dal centro di igiene mentale, a 52 anni, e abita a pochi metri dall'ospedale cittadino. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del nosocomio, dove è osservato a vista. Ed ora un'informazione di servizio, perché il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, ma anche Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno e Vicenza, personale ambo sesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate possono telefonare in orario d'ufficio al numero che vedete in sovraimpressione, 0434 55 24 44. Nuovi orari per la biblioteca in un comune del San Donatese, come ci relaziona nel prossimo servizio Rosario Padovano. Da mercoledì 1 marzo la biblioteca comunale di Musile di Piave aprirà i battenti con nuovi orari che consentiranno agli utenti di usufruire maggiormente della struttura pubblica situata al centro culturale Bressanin Sicher. Rispetto al precedente orario ci sarà una chiusura serale che avverrà alle 19 al posto delle 18 e una pausa di metà giornata ridotta a una sola ora, dalle 14 alle 15 anziché dalle 13 alle 15. Il risultato è un'apertura al pubblico che conterrà di ulteriori 10 ore in più rispetto agli attuali orari, sempre con apertura alle 8 del mattino. È una risposta concreta alle esigenze degli utenti che frequentano il centro culturale. Ogni giorno usufruiscono della struttura per studiare e aggiornarsi. Il nuovo orario quindi rende più fruibile il servizio da parte di tutti i cittadini e in particolar modo da parte degli studenti universitari che lo avevano chiesto più volte nel corso degli ultimi mesi. Apriamo la pagina sportiva dando il ben ritrovato ad un altro ospite che è tornato a trovarci nei nostri studi di Portogruaro. Ben ritrovato a Roberto Belingardo, atleta. Grazie. E sportivo, già campione master indoor di atletica. Parliamo però in questa sede delle giornate dello sport che in tutto il Veneto verranno inaugurate nella giornata di domani, una 3 giorni, giovedì, venerdì e sabato, dove gli alunni di tutta la regione nelle varie scuole approfondiranno le tematiche sportive. Ecco Roberto, mi permetto di darti del tu perché ci conosciamo tra l'altro da tanto tempo. Certo. Qual è l'importanza, tu che sei ovviamente uno sportivo, un campione anche di sport, di trasmettere la pratica sportiva nelle scuole, anche a cominciare dai più piccoli? Ma bisogna cominciare dai più piccoli, perché ormai si è perso un po' tutto quello che è sport,
Vediamo questi ragazzini con i cellulari che fanno MS, sì, non fanno più sport. Anche sulle scuole non cercano di portare i ragazzi a fare determinate attività che una volta si faceva, perché il campetto, giocare a pallone, che adesso non si vedono più questi ragazzini così. Tutto con questi PlayStation e basta. Certo, certo. Tra l'altro poi l'occasione è anche quella giusta per socializzare da un certo punto di vista, ma anche combattere dei fenomeni come possono essere per esempio il bullismo piuttosto che l'emarginazione di alcuni rispetto ad altri. Ecco, nello sport si è tutti uguali da un certo punto di vista. È anche questo un messaggio importante da lanciare? Sì, è un messaggio perché hai anche delle piccole regole che devi avere sullo sport, ti insegnano a stare con altri ragazzi, come ti devi comportare, e poi ti porti a avere delle amicizie, che adesso si vedono questi ragazzini che non pensano altro che a piccole cose. Lo sport ti indica e ti porta a fare queste cose. Ecco, un po' tutti gli sport, chi per un motivo, chi per un altro, hanno un fine, no? Che è quello nobile, di rispettare l'avversario, di sentirsi parte di un gruppo. Tu questo ovviamente lo sai bene e da un certo punto di vista sarà anche questo un altro dei temi che verrà affrontato in questi tre giorni. Che sia il caso di partire da qui magari anche per guardare al futuro, maggior sport anche per tutti. Sì, maggior sport che secondo me sulle scuole non si pratica molto adesso. E devono anche gli insegnanti a portare a far vedere le piste, a far vedere le cose come erano una volta, portarli sui stadi, farli correre, che adesso si portano sempre sui campetti, ma sempre dentro lì. E non si insegna veramente cos'è lo sport. E i ragazzi non lo sanno. Certo. Mm-hmm. E quindi è importante questi tre giorni, che meno male è importante che i ragazzi capiscano cosa devono fare. Bene, grazie a Roberto Belingardo per essere intervenuto al nostro telegiornale, grazie ovviamente, tra l'altro lei sarà ospite del nostro approfondimento domenicale dove però parleremo sì di sport, ma parleremo anche di temi molto importanti come proprio la disabilità nello sport, ma appuntamento ovviamente a domenica per questo, grazie nel frattempo. Niente, buonasera. Ancora sport, brutta avventura per fortuna senza grosse conseguenze per il consulente della Procura di Pordenone, il medico legale Antonello Cirnelli. Il professionista di origini beneventane martedì sera si trovava ad assistere allo Juventus Stadium di Torino alla sfida di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. È stato derubato della propria sciarpa azzurra che possedeva in quanto supporter della formazione allenata da Maurizio Sarri. Il fatto appunto si ipotizza che possa insomma essersi verificato proprio nel corso del match, una situazione che ovviamente è delle più spiacevoli. Riscatto immediato invece, torniamo al Veneto orientale, domenica scorsa per Fossaltese la Salute e il Porto Guraro che hanno approfittato al meglio del turno casalingo superando rispettivamente Spinea, Lovis, Spresiano e Union Vipo nella 22esima giornata del girone D del campionato di promozione veneta. Particolarmente brillanti i risultati della Fossaltese e del Porto Guraro che avevano di fronte due squadre quali lo Spinea e l'Union Vipo accreditato per la vittoria finale. Domenica prossima sarà il Porto Guraro da affrontare la trasferta più difficile andando a giocare sul campo dello Spinea, mentre la Fossaltese andrà a far visita al Fregona recuperando due pedini importanti quali Daneluzzi e Isteri, ma dovendo però rinunciare per squalifica a Casarotto. Da sottolineare che la Fossaltese continua a puntare sui giovani e domenica scorsa ha chiuso l'incontro con in campo due ragazzi nati nel 2000. Molto impegnativa anche la trasferta della Salute che in terra trevigiana incontrerà l'Union Vipo, attualmente seconda in classifica. Un'ultima notizia di sport, una vita da social, il rugby San Donà testimonia dell'iniziativa della Polizia Postale. San Donà di Piave è una infatti delle 20 città italiane come tappa del track della Polizia di Stato per l'iniziativa Una Vita da Social, è uno dei simboli di San Donà, la sua squadra di rugby fa da testimonial all'iniziativa Una Vita da Social, è un progetto formativo della Polizia di Stato giunto alla sua quarta edizione per far comprendere i rischi che si possono nascondere nel web e in particolare proprio nei social network. E con questo è davvero tutto, termina il telegiornale anche dal Veneto, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci.
Giovedì, cielo poco nuvoloso per transito di nubi alte e sviluppo di locali annuvolamenti, specie sulla pianura a ridosso dei rilievi prealpini. Nelle ore più fredde, probabili riduzioni della visibilità in pianura e qualche fondovalle, precipitazioni assenti, temperature minime pressoché stazionarie o in locale diminuzione, massime senza variazione di rilievo in pianura, in aumento sulle zone montane. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in quota moderati da nord-ovest, mare poco mosso.